Passando a Presutto, Presutto a Ciccariello. Ciccariello guarda la situazione dei compagni, passa a Pontarelli. Pontarelli ha una punta, riesce a mantenere il pallone in campo. Entra, tiro, gol. 1-0 per la squadra. Timba, attenzione, ci sono delle contestazioni, Mancini ha visto la palla fuori. Chiedo cosa pensa della partita a Gianfranco Ortensi. È una partita, come ha detto il mio collega qui, molto virata, in effetti ambi i due schieramenti sono molto impostati molto bene, sia della difesa che della centrocampo. Una partita molto difficile per ambi le squadre, ma si vede già subito molto aggressiva la squadra di sinistra con la testa. Prendiamo la testa di tutto, poi dire il c'è Erasmo Destra, chiude bene, grazie, ne hai premio, gioco di campi di Erasmo Destra, grande fascia. Marco giocatore, comincia al centro, tiro 1. Dalla fascia al centro, la mano Erasmo Destra, tutto contento. Gambe di gol, Erasmo Destra, il grande destro, l'angolino passa la destra del portiere, ci cagliere, non ha da fare più. Ripetiamo da capo. Guarda, un portiere scarsissimo che gioca nella Roma. È la fotocopia. Bello! Erasmo Destra ha fatto il tiro dalla distanza. Ero io che sto. Presutto. Presutto, ancora lui, si libera di De Gonca e manca Erasmo Destra. Passaggio per Moracciani, Moracciani da solo, anzi Cervone, supera Cervone, prova la blocca davanti a lui, Cervone che è arrivato l'ultimo turno, però lui non arrivava. De Gonca supera Giuli, ma la palla va in quello laterale. Erasmo Destra, tiro, gol, 4-3, incredibile! Incredibile! Erasmo Destra, parte di vantaggio il team B. 4-3. Risultato di 4-3 molto preoccupato. Si affrontano a viso aperto. Pontarelli, Moracciani, Moracciani, testa al pallonetto, non va. Cervone interviene bene. Allarga subito. Ritarda il passaggio per la sua testa che ora tiene la palla. Scambia con il coso. E sempre un bel gol. La sua testa la blocca. Il 6-3. Momento no per il team a vostra sinistra. Oh, 7-3, l'ha svegliata, no? Sì, sono parecchio la nostra sinistra, la squadra che attualmente svantaggio 7-3, sto notando che si getta in avanti senza controllarsi per quanto riguarda la difesa e per i tre gol che hanno portato in vantaggio gli avversari. Ecco che prendo Simone al della telecronaca. In questo momento l'azione finale. De Gonca gira dall'altra parte per la brotta. La brotta anticipata nettamente da Pontarelli che ha qualche difficoltà a controllare il pallone. Lo mantiene ancora. Salta la brocca, se ne va sulla fascia. Mette in mezzo. Cervone anticipa l'entrata di Monacciani e lancia il contropiede di La Brocca che tenta un gran tiro. Che controlla Ciccariello. Ciccariello lancia al centrocampo. Monacciani, contrastato da Mancini. Monacciani mantiene ancora la palla. Allarga per Giuli. Giuli tenta un tiro e coglie un palo. Un palo che salva il portiere. L'ottimo stop di Pontarelli. Pontarelli esita un po' e a Giuli lascia questo Presunto. Il suo tiro si batte su Mancini. Pontarelli, Pontarelli. Convergi sulla fascia, parte nel fondo, mette il centro! E gran padra di Cervone che lascia il palo scoperto. Fa terminare nel proprio sacco il cross di Pontarelli. 7-5 il risultato, sempre per la squadra. Soprattutto che ha giocato bene tutta la partita. Pontarelli, Pontarelli scavalca testa, ma Mancini anticipa tutto e attenzione, il suo passaggio sbagliato! Ma non nessuno l'ha seguito e il suo cross al centro non ha trovato nessuno, la brocca Presutto. Pontarelli, Pontarelli la sua fascia, salta testa, va sul fondo il suo tiro, Cervone in angolo, Cervone, ma nessuno a seguire, Pontarelli totalmente lasciato libero, come indietro, passa in mezzo a testa e Mancini, scambia con Monacciani, Monacciani salta il portiere avversario, De Gucca sulla linea, poi spazza in modo laterale, Cervone al lancio, allarga la brocca per testa, testa che va a recuperare la palla, si allarga ancora, di fronte a Giuli, testa guardate che fa, incredibile, fa sedere Ciccariello che come al solito rileva la palla dei piedi,